Eccoci qua, oggi al chiuso perché la giornataccia che c'è fuori non permette neanche di andare a comprare sigarette. Un altro video da mettere sul canale YouTube perché? Perché non ho tempo di scrivere articoli ultimamente. Mi duole, ma non ho tempo di scrivere articoli da pubblicare sul blog luigilardi.it. Comunque, breve breve, l'argomento è la documentazione. La documentazione che tantissimi guru, leggo e vedo in altri video, consigliano e raccomandano soprattutto quali sono i documenti da tenere in mano e sott'occhio prima di andare ad acquistare una casa. Fanno dei bellissimi e puntualissimi elenchi, la planimetria catastale, la visura catastale, le visure ipotecarie, l'amministratore di condominio che ci dice che non sono stati deliberati lavori, l'atto di provenienza, bla 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 bla. Ora io mi potrei unire a loro e fare il mio elenco. No, quello che ho fatto l'ho già fatto nel libro e quindi ripeto, chi applica le regole del metodo Comprocasa per andare ad acquistare una casa scopre che non è solo sapere leggere da qualche parte, avere il memorandum degli elenchi di documenti che ti devi portare appresso prima di andare a visitare o a fare una trattativa. Chi applica il metodo Comprocasa, ripeto, sa farne un utilizzo di tutti questi documenti. Quindi scopre che non solo devi averli, ma devi saperli utilizzare. Faccio un esempio, la planimetria catastale. La planimetria catastale, ok, ce l'ho, me l'hanno data, sono stato bravo, l'ho ottenuta, però devo anche utilizzarla. Utilizzarla significa che quando faccio una visita a un immobile, a una casa, me la porto e faccio i miei raffronti tra la planimetria che ho in mano e lo stato dei luoghi dell'appartamento, dell'immobile che sto visitando. E avrò cura di segnare sulla planimetria con un pennarello colorato, con una matita, le differenze che ho riscontrato. La visura catastale, sì, ok. Ce l'ho, il guru mi ha detto di reperirla, ce l'ho, l'ho reperita, me l'hanno mandata. Cosa ne faccio? Visto che sono stato così bravo e ho ottenuto anche il rogito di provenienza, cioè il titolo di proprietà della parte venditrice che attesta che sono proprietari, posso andare a confrontare le intestazioni, cioè Pinco Palla e Mario Rossi. Sono proprietari, lo vedo sulla planimetria catastale, che sappiamo che non è un documento probatorio, quindi non attesta la proprietà, ma ne attesta l'esatta indicazione della proprietà. L'esatta indicazione della proprietà è esatta solo nel momento in cui io sono capace di andare a vedere, verificare sul titolo di proprietà, cioè l'atto con il quale chi vende ha acquistato l'immobile, corrispondono. Corrispondono nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, toponomastica. Toponomastica cos'è? L'indirizzo. L'indirizzo si verifica sotto casa, si legge la targa, il civico, ok, siamo a via Roma 33. Misura catastale, via Roma 33, perfetto. Rogito di provenienza, via Roma 33, ottimo. La toponomastica è perfetta. Altrimenti, se in uno di tre, lo stato dei luoghi, cioè sotto la casa, nella via, civico, o misura catastale, o titolo di provenienza, atto di proprietà della parte venditrice, c'è un'incongruenza, una difformità, un attimo, dobbiamo sistemarla. Possiamo, come noi facciamo, attirare a nostro favore questa, come dire, questa lacuna, la possiamo gestire in un certo modo, questo è spiegato in consulenza, di solito lo spiego come qualcuno si lamenta e dice porca miseria, ci sono differenze, come facciamo? Buono, aspetta, vediamo se sono opportunità, quindi le problematiche tipo buono, vediamo se possiamo sfruttarle a nostro favore, altrimenti chiediamo, ce ne siamo accorti, chiediamo all'agente immobiliare, chiediamo alla proprietà, ce ne siamo accorti di questa cosa, me la puoi sistemare, grazie, altrimenti va sistemata dopo, ma non è il caso. Oppure è il caso nel momento in cui facciamo un certo tipo di accordo, ma questi sono argomenti che non basterebbe un video. Lungo un'ora per cercare di capire come attirare a noi le bontà delle problematiche buone. Ne parleremo piano piano in vari video. Comunque, quindi, planimetria catastale, controllo, stato dei luoghi, faccio il mio disegnino facilissimo. Visura catastale con titolo di provenienza. C'ho in mano il titolo di provenienza, perfetto. Se giri le pagine,
nel titolo di provenienza, quindi atti di proprietà, nella parte urbanistica c'è scritta la licenza o la sanatoria, quindi condono edilizio, permesso a costruire e vari altri provvedimenti urbanistici che possono essere stati applicati per l'edificazione del palazzo. Quindi me lo segno da qualche parte, è un dato utile, me lo metto in evidenza, nel mio blocco appunti me lo segno. Perché? Perché posso subito andare a verificare, come facciamo in consulenza online, mando il link e ci divertiamo a verificare subito l'esistenza del certificato di agibilità. Oppure facciamo una telefonata a qualcuno, cerchiamo di reperire il certificato di agibilità. C'è o non c'è un problema? Sì, no, non lo so, poi vediamo. Quindi continuiamo a leggere il progetto di provenienza, quindi abbiamo verificato l'intestazione urbanistica, la toponomastica, guardiamo se ci sono delle clausole, note, annotazioni particolari, impegni particolari, perché gli impegni particolari e le assunzioni di impegno citate in atto dalla parte acquirente, poi se non vengono discussi e modificati da noi, ce li riportiamo. Faccio un esempio: una volta è capitato che una signora col marito acquistavano una villetta in periferia, una villetta con un pezzo di giardino dove alla fine dell'atto c'erano scritte le servitù attive e passive. Tra una delle servitù passive, cioè erano un impegno da parte di chi acquistava in quel momento di consentire al chi vendeva, quindi cedo la proprietà, ma chi vendeva si teneva il diritto che una volta al mese, 15 mi sembra di ogni mese, aveva il diritto di andare presso un pozzo artesiano che era nel loro giardino, aveva il diritto di attingere acqua. Quindi tutti i 15 del mese si dovevano ricordare di aprire a sto tizio che entrava col suo trattore, un grande barile, contenitore enorme di acqua, e attingeva acqua da questo pozzo artesiano. Quindi, se nessuno legge, se nessuno va avanti a leggere, se nessuno se ne accorge, te la tieni nella schiena, sta roba qui. Quindi servitù, accordi particolari, quello che è scritto, se non ne fai menzione, non ne parli con qualcuno, una volta che lo legge e non ti sta bene, te lo tieni. Quindi la raccomandazione qual è oggi? Sì, mi sta bene, tutti che ci scrivono quali sono i documenti da verificare. Fantastico. Però cerchiamo di capire anche che con i documenti qualcosa bisogna farci. Con i documenti che riusciamo a reperire, uno, siamo stati bravi a reperirli, due, bisogna trattarli, bisogna trarne vantaggio da questi documenti, saperli leggere, saperli interpretare. E in alcuni casi, quando ci sono delle, come dire, incongruenze, cercare di sfruttarle a nostro favore. Ti saluto e me ne vado a lavorare. Ciao!